Qualcuno forse veramente ci credeva, qualcuno forse pensava che l'era del penultimatum fosse finita, non fosse altro perché comunque i sondaggi danno in caduta libera il movimento, ma poi anche perché non è che puoi andare avanti sempre a ingoiare merda. E invece sono riusciti anche stavolta, ancora una volta i 5 Stelle si sono dimostrati dei budini molli, una robetta così. Un budino molle al cioccolato che ha quel colorito lì. E Conte, come ancora una volta ci fa capire, è una robetta, è uno senza palle, è uno che minaccia, poi va da Draghi lo guarda con il suo sguardo mefistofelico e Conte si impaurisce, perché non è più come prima che se la cantava e se la suonava perché aveva messo tutti in lockdown, non è come prima che doveva interloquire con Casalino da una parte e magari con Arcuri dall'altra, non è come prima dove di fatto non esisteva un Parlamento, una dialettica parlamentare, tanto si era inventato il lockdown, il CTS, gli esperti, quindi insomma adesso che bisogna far vedere se hai le palle, se hai la stoffa oppure no, Conte ha dimostrato di essere il leader giusto dei budini molli a 5 Stelle, perché questo sono. Mi verrebbe anche da domandare cosa fa Travaglio. Beh, Travaglio regge il moccolo, perché fondamentalmente Conte è una sua creatura. E quindi se non hai capito finora di che pasta è fatto Conte, vuol dire che Travaglio regge il moccolo a questo Conte e vi va bene tutto così com'è. Ma del resto non ci voleva Einstein per capirlo. Giuseppe Conte è quello che non ha avuto il coraggio di revocare le concessioni autostradali ai Benetton. È colui che quando si trattava di fare le conferme o meno dei vertici delle partecipate di Stato aveva confermato lui per primo un signore che si chiama Alessandro Profumo, tanto per dirne uno, cioè condannato per avere in qualche modo falsificato i bilanci di Montepaschi di Siena. Quindi Conte è questa roba, Conte è uno senza palle, ma glielo leggi in faccia, e il Movimento 5 Stelle è un movimento a cui avevamo dato generosamente, tutti spinti da una voglia di cambiamento, avevamo dato una fiducia che ormai sempre di più appare immotivata. E così siamo arrivati all'ennesimo penultimatum, stavolta sembrava un vero ultimatum, quello della vigilia, adesso basta, ci siamo stancati, basta ingoiare merda. Bene, a quanto pare anche stavolta ingoieranno merda, perché il budino molle presuppone, ti prepara il palato per quella roba là, sono fatti così, non c'è niente da fare nel momento in cui bisogna vedere di che pasta sei fatto. Ecco, la pasta di cui si sono fatti, la pasta di cui sono fatti questi signori è questa pasta qui, e uno come Draghi, ma vince facile, gli schiaccia in faccia, ma tutti gli schiacciano in faccia, ormai I 5 Stelle, dopo questa buffonata che è andata in onda oggi pomeriggio, praticamente la loro parola, il loro timido, posso fare una cosa sul super bonus, posso fare una cosa su questo e su quella, niente, perché ormai quello ti dice stai zitto, stai a cuccia, non rompere i coglioni, hai già parlato troppo, perché quando non hai le palle succede questa roba qua. Una roba vergognosa, vergognosa, tanto casino per che cosa? Per andare da Draghi e dirgli, però bisogna cambiare passo, però non ci dovete trattare così, Draghi. A Draghi gli deve dire non ci dovete trattare così, ma Draghi vi sta bevendo come un bicchiere d'acqua. Ma siete ridicoli ormai, è una cosa imbarazzante, cioè provo vergogna, ma proprio vergogna per voi, è una roba incredibile. Cazzo, ma è allucinante. Ma dopo tutto quel casino che hanno combinato, sembrava che dovesse fare chissà che cosa. Ma Conte, l'ho già detto più di una volta, è scarso. A Milano dicono le pirla, cioè, come lo dice proprio il Cumenda di Milano, che schifo è pirla. Perché le è fatto così, le sci. Cioè, non, è che non ce la fai a qualificare in un altro modo. E la pochettina, il vestitino, il gagà, discontinuità, ma di che cosa stai parlando? Discontinuità,
Ma neanche sul super bonus siete riusciti a tenere nulla. Promessine, cacatelle. Decreto aiuti, il governo pone la fiducia. Conte a Draghi, restiamo, eh? Restiamo, eh? Vuoi non restare? Vuoi che ti si spacchi quest'ultimo misero gruppettino che hai? E poi quindi reggi la fiducia a un governo che, attenzione, è un governo dove hanno Cingolani, che dovrebbe essere in quota 5 stelle, che non sta capendo un cazzo della crisi energetica. Dice robe a così... confuse, a casaccio, ma noi possiamo fare a meno del gas e della Russia. Ma di che? Ma di che cosa stai parlando? Ogni volta che parlate di energia combinate un casino. Ma ormai lo sa anche mio figlio che del 40% del gas russo non è che puoi fare a meno dall'oggi al domani. E lo sanno benissimo che Draghi sta governando l'Italia sotto dettatura degli Stati Uniti d'America, della Casa Bianca. Biden ne dice, questo fa, adesso va anche da Erdogan, adesso anche Erdogan va bene, controordine, controordine, adesso Erdogan va bene, anzi fai così, mettiamo pure Erdogan e la Turchia in Europa, ma sì, l'Ucraina, la Moldavia, la Turchia, tutti, avanti Savoia! Cazzo, e poi uno dice, ma perché vuoi uscire? Ma perché cazzo è un cinema così, ma che senso ha? Mettiamo il tetto, il price cap, annunciano, pum, il prezzo ovviamente schizza. Ma proprio delle robe incredibili, incredibili. Ed è sempre più chiaro che stanno Draghi è qua soltanto per governare per conto degli americani, poi attorno a una valanga di debosciati, di gente invertebrata, che non è capace di fare nulla, sta creando un disastro, poi lo vedrete, ci vediamo a novembre quando batteremo i denti e vediamo se Zelensky, ma bisogna, ma qua su e giù, Putin la sta vincendo sta guerra. Putin la sta vincendo sta guerra, tutto il resto sono cazzate. E Zelensky sta mandando al massacro il suo popolo perché gli americani gli ha detto di resistere. Questa ormai è una guerra tra l'America e la Russia. Questo è. E questi comunque votano, quella qualunque, voteranno il pacchetto di armi che arriverà. Armi non difensive, offensive. È pronto, lo stanno scrivendo.